Buona Pasqua, buona Settimana Santa. Anche in queste festività Teatro Con non si ferma, anzi siamo pronti per regalarvi tante tante sorprese. Sigla! Per una Pasqua tutta da ridere, ci pensiamo noi di A Teatro Con a consigliarvi tanti spettacoli, in particolare proprio per chi vuole ridere c'è Comicissima Sera Show. Peppe Iodice insieme a Simone Schettino sono di scena al Teatro Diana di Napoli. Questi e molti altri gli spettacoli di diversi teatri partenopei in questa settimana. Al Teatro Diana ritorna a gran richiesta anche quest'anno nella stagione teatrale uno spettacolo tutto da ridere, Comicissima Sera Show, che vede in scena dal 3 al 6 aprile una coppia di comici davvero straordinaria. Due cavalli di razza, quali Peppe Iodice e Simone Schettino. Con la partecipazione di Raul, lo spettacolo è scritto da Lello Marangio. Sempre al Teatro Vomerese, dall'8 al 19 aprile, sarà la volta di Vittoria Puccini, che proporrà insieme a Vinicio Marchioni il dramma teatrale di Tennessee Williams, divenuto anche film nel 1958, diretto da Richard Brooks. Dai, dai, lui, c'è pure Mascola, al piccolo del Teatro Bellini, dal 7 all'11 aprile, la compagnia Musella Mazzarelli porta in scena La Società, scritto e diretto da Lino Musella e Paolo Mazzarelli. Dopo Due cani, Figli di un brutto dio, Crack Machine, trilogia di meccanismi teatrali costruiti a misura sul gioco di due o quattro personaggi, la compagnia decide con La Società di affrontare un modello più classico, più ambizioso, ma soprattutto più libero. Una commedia in tre atti, scritta e pensata per quattro attori e quattro personaggi. Lo spettacolo è La Società, tre atti di umana commedia, scritto e diretto a quattro mani e due teste da noi, e dopo diciamo i precedenti tentativi di drammaturgie costruite su di noi, quindi per due attori, abbiamo cercato in questo caso di scrivere proprio una, di confrontarci con un modello più classico, che è quello della commedia in tre atti, tenendo un primo atto più breve, un secondo più corposo e un terzo molto breve, ed è la storia di quattro personaggi, tre amici e una badante, che si trovano a dover gestire un locale insieme, con tutti i disastri che poi insomma ne seguono. Ci siamo sempre trovati a lavorare costruendo drammaturgie a due, cercando sempre forse dei virtuosismi come attori, cioè i doppi personaggi per raccontare delle storie più complesse. In questo caso la complessità sta nel portare dei personaggi nello sviluppo di tre atti, quindi è una nuova sfida questa. Diciamo che rispetto ai tentativi passati, diciamo, la grossa novità in quanto compagnia è che questo spettacolo è prodotto anche da un teatro stabile, che è lo Stabile Marche, e mentre i nostri precedenti lavori erano nati in totale autoproduzione e quindi anche in totale disperazione da un certo punto di vista, non che la disperazione sia per forza minore, ma abbiamo avuto un sostegno importante da parte di un teatro in termini di calore, di passione e di aiuto. Voglio dire, l'artista è artista, si alza tardi, si risparmia, se l'artista gira
gira con la vestaglia de seta, con la retina sui capelli. Enrico Brignano torna al Teatro Gusteo di Napoli il 7 aprile con lo spettacolo Evolution Show. Il comico romano, reduce dai successi al Teatro Broadway di New York e in quelli italiani con lo spettacolo Rugantino, in Evolution Show ripercorre ironicamente la storia evolutiva dell'uomo. E vai al lavoro, e vai in banca, e sei andato alla posta, sono andato alla posta, hai preso i biglietti, sono passato per il teatro, ho preso i biglietti, ha portato, mi ha portato nonno dal dottore e il cane al parco, ho fatto pure la spesa, ho preso a Philadelphia Light, i biustri, quelli di pollo, ho fatto tutto, allora dai, sbrigati, fatti la doccia, perché sennò facciamo tardi, dai, metti, fatti la doccia che vabbè, non te guarda, non te la fare, che è tardi, tanto non si vede, dai, non si vede, metti il vestito, dove sta la camicia, eccola là, metti il vestito, ma la camicia è zozza, vabbè, tanto non si vede, perché tu la metti così e quella non si vede, ecco, metti le scarpe e i calzini, ma sono bucati, vabbè, tanto non si vede, scusa, se non mi vedo, no? Ma che venga fa? Al Cilea dal 9 all'11 aprile è di scena Una famiglia quasi perfetta. La commedia, scritta, diretta e interpretata da Carlo Bucci Russo, ha come tema l'adozione ed il suo complicato mondo, che viene raccontato tra ironia, sarcasmo e tante risate. Fino a domenica 19 aprile al Teatro Mercadante di Napoli ci sarà la prima nazionale di Zio Vania di Anton Chekhov, per la regia di Pierpaolo Sepe. Una nuova produzione del Teatro Stabile di Napoli nell'ambito del Focus Chekhov della stagione del Teatro Nazionale Mercadante. Riprende per il secondo anno consecutivo al ridotto del Teatro Mercadante il ciclo di spettacoli tratti dalle opere di Raffaele La Capria della rassegna L'Armonia Perduta. Dal 7 al 12 aprile sarà di scena il secondo capitolo dal titolo Fiori giapponesi, nella versione di teatro musicale firmata da Paolo Coletta. Stabat Mater, da Giovanni Sebastiano a Giovanni Battista. E questo è il titolo dell'ultima composizione di uno dei più grandi autori di musica contemporanea e tra i maggiori artisti del nostro tempo, Roberto De Simone. Il suo ultimo lavoro sarà eseguito venerdì 3 aprile alle ore 18 al Teatro di San Carlo da un gruppo vocale gospel e da l'orchestra, coro e coro di voci bianche del Massimo Napoletano, sul podio Maurizio Agostini. Ma com'è bello vivere, russ, bianche a mattina. Dal 9 al 12 di aprile Letty Spatti e Fausto Misolella sono di scena con Live in the Kitchen, canzoni cantate e suonate con strumenti a corde e una sezione ritmica creata con l'utilizzo di attrezzi da cucina. E dopo aver visto tutti gli spettacoli nei diversi teatri di Napoli, ci spostiamo invece nei teatri della nostra regione. In particolare abbiamo visto che Carlo Bucci Russo sarà di scena al Teatro Cilea. Ma per quanto riguarda la nostra regione, Carlo Bucci Russo si sposterà anche in un altro teatro e lo vedremo nel nostro servizio. Intanto però a Salerno c'è un'Anna Karenina davvero molto molto speciale. Vediamo. C'era una signora, Anna, che ha lasciato il marito dopo essersi innamorata di un conte Vronsky, ha cominciato ad arrabbiarsi contro varie cose a Mosca e si è buttata sotto il treno. Fine. Nella sua ultima regia Giuseppe Bertolucci ha voluto riscoprire e mostrarci una Anna Karenina primigenia nella piena e tumultuosa ideazione di Lev Tolstoi. 8 gennaio 1872. Il giornale Notizie del governatorato di Tula scrive che alle 7 di sera una giovane donna sconosciuta, decorosamente vestita, giunta alla stazione di Yasenki, sulla linea Mosca-Kursk, si è avvicinata alle rotaie e durante il passaggio del treno merci numero 77, fattasi il segno della croce, si è buttata sul binario sotto al treno, rimanendone tagliata in due. Interpretata da un'impeccabile attrice quale Sonia Bergamasco, è di scena all'Antonio Ghirelli di Salerno dal 9 al 12 aprile Karenina, prove aperte di infelicità. Ci spostiamo ad Avellino, al Teatro Carlo Gesualdo è di scena Carlo Bucci Russo insieme a Rosalia Porcaro dal 5 al 6 di aprile con Una famiglia quasi perfetta.
Infine a Caserta, al civico 14 di scena Louise torna a casa, spettacolo di Maurizio De Giovanni con Paolo Cresta e Giacinto Piracci. Continuiamo a raccontarci la storia del teatro a Napoli. Stiamo parlando del filone del Caffè Chantal, stiamo parlando del varietà. Settimana scorsa abbiamo parlato della macchietta. E se io vi dico Ciccio Formaggio, chi vi viene in mente? Nato a Napoli il 28 agosto del 1907, da una famiglia piccolo borghese, Nino Taranto cominciò sin da piccolissimo ad appassionarsi alla canzone napoletana e già a 3 anni intratteneva i clienti della bottega di sarto del nonno materno canticchiando canzoncine del repertorio comico. Nel giro di pochissimi anni, attraverso una dura gavetta, entrò nella compagnia Cafiero Fumo e poi in compagnie di varietà come cantante e macchiettista. Successivamente si dedicò al teatro e alla rivista, recitando con le maggiori protagoniste di quegli anni, tra cui Titina De Filippo, e con successo si impegnò anche in difficili ruoli del teatro di prosa, fino alle ultime apparizioni già anziano accanto a Luisa Conte. Nino Taranto seppe adeguarsi al progresso e ai tempi moderni, dimostrandosi versatile in tutti i campi dello spettacolo, dalla radio al teatro, dal cinema alla televisione. E proprio la RAI nel 1984 gli dedicò il Nino Taranto Show per celebrare questo importante protagonista dell'Italia del Novecento. Uno dei ruoli più importanti da macchietta fu Ciccio Formaggio, in realtà un brano della canzone napoletana del 1940, un grande successo nato dal binomio artistico Pisano-Cioffi. Ciccio Formaggio venne realizzata per Nino Taranto, che la portò al debutto nel 1940 al Teatro Bellini di Napoli. Il grande pubblico però conosce essenzialmente Nino Taranto come comico di grande spessore artistico, ineguagliabile spalla di Totò in numerosi film, tra cui Totò contro i quattro, Il Monaco di Monza, il divertentissimo Totò Truffa 62, dove veste i panni dell'improbabile moglie di Fidel Castro, interpretato da Totò. Nino Taranto morì a Napoli all'età di 79 anni nel 1986, lasciando un grande rimpianto nel suo affezionatissimo pubblico, che lo amava con grande affetto e rispetto. Ed anche per questa settimana è davvero tutto. Come sempre vi ricordo che se avete perso qualche puntata di A Teatro Con potete rivederci in replica sul nostro canale YouTube, il canale YouTube dell'Associazione Cultura Colori. E poi, come sempre, vi ricordo anche la nostra email soniasodano@live.it, a cui potete scrivere per curiosità oppure per segnalarci eventi sempre inerenti al mondo del teatro. Come sempre vi ricordo che però A Teatro Con è anche social, trovate infatti su Facebook la pagina ufficiale del nostro programma. Arrivederci.